questo nuovo video, momento confessione. Io d'inverno, quando è il momento della colazione, vado in crisi. Questo perché io amo la frutta estiva, cioè io amo la frutta polposa che si spappola, che puoi mescolare allo yogurt. D'inverno la frutta è dura. Mele, pere, non dico che non siano buone, però sono rigide, cioè, no. Passata la stagione dei cachi vado in crisi. Mele, pere, arance, si salvano a volte kiwi, però la frutta invernale a me personalmente non fa impazzire. Quindi, visto che la mia colazione gira abbastanza intorno alla frutta, ho pensato quest'anno di escogitare delle nuove ricette per farmi amare la colazione anche d'inverno. Non ne sono uscita con una, neanche con due, ma nemmeno con tre, nemmeno qua, ben cinque ricette per la colazione o eventualmente per la merenda invernali. Prima di iniziare, sapete che a me piacciono i disclaimer, le dosi che vi scriverò nell'info box e poi ci saranno tutti i link alle ricette nel mio sito, sono indicative per una mia colazione. Ovviamente quanto mangio io non è quanto mangiate voi, voi potreste aver bisogno di più o di meno, dipende anche poi in realtà da quanto topping, perché a me piacciono i toppings, ci si mette, e quindi non prendete le mie ricette per date, cioè non è che quella che è la mia colazione deve essere per forza la vostra, adattatele, assaggiatele, gestitele, anche perché possono essere benissimo adattate anche per la merenda, e solitamente io per la merenda non mangio tanto quanto a colazione, ma ovviamente questo è soggettivo. Quindi andiamo al sodo adesso, iniziamo con la prima ricetta. La prima ricetta, ragazzi, è una bomba, ma cioè veramente una bomba, che quando l'assaggerete vi sembrerà di mangiare strudel alle mele. Adoro profondamente. Poi questa stagione mi riporta quando quelle serate in montagna, il calduccio, quindi strudel alle mele, prete a mangiare a casa. Prima faccio le crepe e utilizzo la mia solita ricetta per fare le crepe, che è un mix di farina di cocco e altri tipi di farine. Io utilizzo farina d'avena e farina di ceci per dargli un pochino un gusto, ma voi potete utilizzare quella che volete. Aggiungo poi semi di chia, idrolitina, albume e latte. Questa è proprio la mia ricetta standard. E poi mischio il tutto. Creo le crepe in padella. Io utilizzo la padella di Lagostina, sulla quale una volta riscaldata non c'è neanche bisogno di ungerla né nulla. E le crepe, come vedete, si staccano perfettamente. Faccio delle crepe grandi e ne faccio tre perché poi le metto una accanto all'altra in questo modo, come potete vedere. Quest'ultima purtroppo si era rotta, vabbè, sentite, non siamo qui a fare un MasterChef. E poi prendo la purea di mele, semplicissima, utilizzo questa qui di Cora, ma si può trovare benissimo al supermercato, e metto la farcia in mezzo. Per enfatizzare il sapore strudel alle mele vi consiglio anche, come faccio io, di aggiungere dei pinoli, che fanno sempre bene. E poi le arrotolo in questo modo, in modo da creare appunto un roll. Topping, perché non manca mai il topping, io utilizzo della crema di mandorle bianche. E poi ragazzi, voilà, questo è il rollo. È gustosissimo, cioè veramente una delle mie ricette migliori di quest'ultimo periodo. Una gioia. Passiamo ora alla seconda, che prevede l'utilizzo delle banane. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono molto semplici: farina, io come al solito utilizzo un mix di farine, farina di cocco, farina di avena, farina di ceci, farina di grano saraceno, diciamo che pesco le mie baratte in alto per creare il mio mix di farina ogni volta. Qui, come sempre, amici fidati, i miei semi di chia e ovviamente, come dicevo, la banana. Più è matura, più è dolce, più è gustosa. La frutta deve essere matura, deve essere brutta. Più è brutta, meno che non sia ammaccata o marcia,
più è buona. In questa ricetta io utilizzo uno sciroppo per dolcificare, che è lo sciroppo di tapioca, che è una versione vegana del miele, possiamo dire. E infine il cacao in polvere, io utilizzo questo qua di Coro, insomma qualunque cacao in polvere va bene. Basta, si mette tutto in mezzo, eccetto le banane, il solito impasto fatto con farina, semi di chia, idrolitina, albume, latte e cacao. A differenza dell'impasto delle crepe, questo impasto deve risultare molto più denso, perché poi andremo a mettere le fettine di banana dentro l'impasto e poi cuoceremo praticamente ogni pezzettino di banana avvolto dall'impasto del pancake. Quindi vengono dei mini pancake farciti di banana o delle fettine di banana avvolte o abbracciate dall'impasto del pancake, dipende dai punti di vista. Quindi si cuociono da un lato e dall'altro, bella caramellizzazione fuori, e poi serviti come al solito con una spolverata e swirl di burro di mandorle bianche, che fa sempre bene, ma potete utilizzare quello che volete, peanut butter, qualunque cosa. Sono gustosissimi e noi li abbiamo adorati. Super consigliati. Altrimenti non farei questo video. Guardate che bella farcitura dentro. Guardate che bello, bello, dolce, dolce, saporito, yeah. Ok, ora passiamo. Jimmy dice che mi sono fumata una canna. No. Passiamo alla terza ricetta. Questa ve l'ho già fatta vedere su Instagram perché non ho resistito. Ed è probabilmente la mia colazione preferita del momento. Sì, lo è, assolutamente. Sono i baked oats. Praticamente fiocchi d'avena cotti al forno. Basta, that's it. È tipo un porridge cotto al forno, ma fa una crosticina sopra che... Perché a me una cosa che non piace particolarmente del porridge è che viene un pappone troppo liquido. Non mi fa impazzire. Invece questo è bello denso, sembra quasi una torta di avena, non saprei dire, perché è anche grossolano, insomma c'è della sostanza sotto i denti, le cose troppo liquide. Lo adoro profondamente, anche perché si può ricreare in tantissime versioni gusti diversi. Adesso ve lo faccio vedere al gusto lampone e cocco, però come potete notare basta togliere il lampone e cocco, aggiungere, non so, lo volete cioccolatoso, il cioccolato e la cannella per renderlo ancora più, o la carrube per renderlo ancora più intenso. Insomma, potete davvero sbizzarrirvi. In una ciotola, fiocchi d'avena, cannella, anche se qui in realtà potevo non metterla, semi di chia, immancabili. Qui utilizzo delle proteine in polvere della soia. Voi non mi vedete praticamente mai utilizzare delle proteine in polvere, perché non reputo che siano necessarie da aggiungere alla mia alimentazione, in quanto riesco a integrare abbastanza proteine durante tutto l'arco della giornata. Qui però mi servono, uno, per rendere la colazione più bilanciata dal punto di vista nutrizionale, e due, per la consistenza. Quindi io utilizzo queste qua di MyProtein e sono proteine della soia. Purea di mele, purea di frutta, qualunque voi abbiate. Ovviamente io sbaglio come al solito e cambio ciotola, anzi vado direttamente nella mini pirofila che va direttamente in forno. Infatti questi baked oats li potreste fare e preparare la sera prima. Mi succede spesso in questo periodo di accendere il forno la sera prima, e una cosa che mi viene davvero comoda è fare questa preparazione, buttare in forno anche quello e avere la colazione pronta, perché in effetti basta versare tutti gli ingredienti. Qui, dopo aver fatto il cambio pirofila, aggiungo il cocco rapé, il lampone e il latte. E poi si dà una mescolata, basta, cioè tutto questo mescolato, ben amalgamato, in modo che la purea di frutta non rimanga solo in un punto, ben coperto, e si butta in forno. Io qui utilizzo i lamponi liofilizzati. Sono sicura che questa ricetta può funzionare anche benissimo con la frutta fresca. Ammetto di non averlo mai provato ancora, perché ho tanti di questi frutti liofilizzati da finire e occupano tanto spazio nella dispensa, quindi ora mi sto focalizzando sul finire quelli. Ma sono sicura che anche utilizzare delle mele che poi si cuociono in forno con la cannella funziona, perché appunto poi basta prendere la pirofila che va in forno e infornare. Vedete come esce, che è denso, è quasi una mini torta come dicevo prima. E per me tutta questa pirofila è una colazione. Io ci verso sopra dello yogurt. Questa è anche una ricetta vegana, quindi potreste benissimo aggiungerci sopra dello yogurt di soia,
adoro profondamente io lo yogurt di soia e è veramente il top, ragazzi. Io l'amo profondamente, è la mia colazione preferita di quest'inverno. Ricetta che non è una grandissima novità, banana bread parfait. Ho sistemato la ricetta, infatti adesso sul sito trovate la ricetta del mio banana bread con le giuste dosi, le giuste quantità, non c'è più bisogno di aggiungere l'acqua e è buonissima, è deliziosa, io l'adoro profondamente. Io faccio questo banana bread e qui l'ho fatto in versione torta, non l'ho fatto in versione plum cake. Guardate come è venuto ben areato, perché finalmente io per Natale, ragazzi, sapete cosa mi sono regalata? Le fruste elettriche. Top! Mi vengono dei dolci, le torte finalmente areate, non più umide, appacciugate, oh, finalmente. E poi io lo assemblo come al solito. Questa ricetta, lo sapete, è un must do dell'inverno. Alterno le fettine di banana bread con dello yogurt, che io solitamente o utilizzo yogurt di soia oppure allungo lo yogurt greco con un goccio di latte vegetale, perché lo yogurt greco è un po' troppo denso per me. E poi chilate di burro di mandorle. Questo è il burro di mandorle di MyProtein, che è di mandorle non pelate, e a mio parere e a mio gusto è il più buono che ci sia. Adoro questa ricetta, adoro questa colazione. Novità, questa scusate era un po' un repeat, però ci doveva essere, cioè il mio banana bread ci deve essere nelle ricette invernali. Una novità è la torta di mele e mandorle. È molto molto semplice, si parte dalle mele, bisogna farle a fettine sottili. Io ho utilizzato una mandolina e si mettono da parte. Da parte creo l'impasto, farina di grano saraceno, uovo, latte, vaniglia in polvere e idrolitina come al solito. Io preferisco l'idrolitina per fare le mie preparazioni, perché la trovo molto, molto semplice da utilizzare rispetto al lievito, però mi lievita mai, troppo casino. Quindi io ho detto, senti, mi funziona l'idrolitina, perfetto, la so utilizzare, la uso. E una volta pronto l'impasto si unisce il tutto alle mele e si cuoce in forno. Io ovviamente in questi video vedete un po' di ciotole che cambiano perché sbaglio e quindi vabbè, succede. E anche questa l'ho cotta come una torta ed è venuta, ragazzi, una bomba. Le mandorle all'interno creano quel crunch, addirittura a mio gusto troppo dolce, perché poi ho aggiunto anche la purea di mele, perché ho detto non si sa mai che solo le mele a fettine non la rendono abbastanza dolce, ma era veramente perfetta, perfetta sia per colazione che per merenda. Ho voluto darvi un pochino di ricette da fare, sia se avete il tempo la mattina, quindi magari nel weekend, oppure da preparare o in anticipo, come ad esempio banana bread che dura più giorni, la torta di mele che dura più giorni, oppure come i baked oats la sera prima. Basta. Spero che queste ricette vi siano piaciute, io le ho amate tutte, altrimenti non ve le farei vedere, e basta, spero che questo video vi sia utile, fatemi sapere se le provate, sono molto molto curiosa di quale vi ha ispirato di più, quale proverete per prima. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Come vedete sono a Budapest e quindi immaginate quale sarà il prossimo video o uno dei prossimi video. Vlog! Ciao a tutti, un bacio, un abbraccio, ciao ciao!